Assessore Manzato, unificare i controlli delle aziende agricole entro luglio 2014. Di cosa si tratta? Ma si tratta di semplificare moltissimo anche il, i controlli che vengono fatti eh, nelle aziende agricole che invece di. Di pensare a lavorare, spesso e volentieri spendono il loro tempo a seguire le, le pratiche burocratiche. Penso al, a una database che viene costruita a livello regionale che consente di inserire tutti i dati relativi ai controlli che vengono fatti dalle ULS, dalla VEPA, dai NAS, dal, da tutti gli enti che in qualche modo eh, controllano l'operatività dell'azienda agricola, però che fanno perdere molto tempo anche le aziende agricole perché spesso i controlli sono gli stessi. Ecco eh, un modo anche per semplificare i tempi dell'imprenditore agricolo che pensa, potrebbe pensare più alla produzione piuttosto che alla parte amministrativa e anche a tutte le amministrazioni che controllano eh, i fondi, i finanziamenti che vengono dati a queste imprese per poter avere un database a cui accedere. Eh, la richiesta e l'input da, da chi arriva? Ma ovviamente quando si parla di burocrazia arriva un po' da, da, da tutti, dal mondo agricolo, dagli agricoltori, imprenditori agricoli in primis, proprio perché eh, nel, nel complesso del bilancio della propria azienda vale quasi un 4% la burocrazia, quindi un costo importante anche per la competitività avviene anche perché tutte le associazioni di categoria questo indicano il fatto che il carico burocratico deve essere snellito perché poi anche il lavoro che viene fatto tra l'imprenditore e queste associazioni è più... più Veloce, più veloce, più rapido, più flessibile e quindi facilita anche il, il lavoro di tutta l'amministrazione pubblica.